Raggiungibile! Non è più un numero, vorrei dire. Cosa? Aspettate, ma è iniziato? No, non siamo in diretta, tranquilli. No, esatto, siamo in diretta fra 5 minuti. Non avrei mica voglia di andare in diretta, loro. Aspetta, no, fammi capire, siamo veramente in diretta? Sì, yeah! Buongiorno! Buon lunedì mattina, cari ascoltatori. Buon lunedì mattina del pube che non ha voglia di fare questa puntata. Non è vero, io ho voglia di fare allora, una puntata. Sparate a Sio, sentatelo. Quello che pensa Sio, come al solito, ce ne frega meno di zero. Allora, io e Nick saremmo stati a letto ben volentieri, così non abbiamo potuto fare... Io e te. Cosa? Io e te saremmo stati a letto ben volentieri. Sì, sì. A piantarcelo insieme. A piantarcelo le carote nell'orto. Esatto. Esatto. Viva l'orto, come viva le verdure. Come cavolo si fa a connettere ragazzi a internet un Mac? Ma chi se ne frega? Attiva AirPort? No, perché non sei... Ma chi se ne frega loro? Concentrati, no, per Dio. Allora no, volevo... è arrivato il mago Ciupaleppe. Benvenuto al mago Ciupaleppe. Voi ascoltatori del pube, sappiatelo, i Mac fanno cagarozzo a spruzzo. Bene, sappiamo... allora vorrei iniziare la giornata con un aneddoto molto divertente che ci racconterà Nick. Raccontaci il tuo sogno che ci No, vabbè, stavo dicendo che stamattina ho rischiato di arrivare per l'ennesima volta in ritardo al pub perché dei mi sono svegliato di buono di colore, lo stavano percuotendo con una cannuccia. Ma perché? Ah, loro, santi ora hai ancora voglia di fare la puntata? Non sei capace di non parlare. Detto da te? Sì, detto da me, sì, che sei fastidio, tu quello che... No, loro. No, non ne ho più di fare. Redenzione. Redenzione o ti tolgo il Mac? Allora. Guarda che gesti fa il mago Ciupalepe. Oddio, ma siamo così poco allegri stamattina, ragazzi. No, infatti, ma anche loro, se non avete, cioè, se non avete voglia, comunque facciamo almeno la puntata a tema, non abbiamo voglia. Tipo, ehi ragazzi, parliamo di cose. No, non ho voglia. Esatto, sì, si può fare una cosa simile. Comunque... Ma stavi raccontando il tuo sogno.
Sì, ma l'hai finito di raccontare tu in maniera fastidiosa. Riesci a spoilerare anche i sogni delle altre persone. E a tossire in diretta. Va bene, ragazzi, allora, come vi va il vostro lunedì mattina? E soprattutto, se vi va bene, è sicuro che... Alzate una mano. Grazie, bene. Ora è tutto molto più chiaro. Ok. E soprattutto, se vi va bene, non potete esservi esimiati. Esimersi al passato. No. Esimuti. Lascia perdere. Esimermati. Lascialo andare. Allora, momento, lascialo andare. Lascia che viva da solo, lontano da te. Volevo solo dire che se vi va bene, allora di sicuro siete venuti mercoledì sera all'Aurora a sentire il vostro... Esatto, è vero. Cosa ne pensate? Per tutti quelli che c'erano e che sono adesso collegati perché non hanno una funciazza di minchia da fare in questo momento. Funciazza è una parola bellissima. Lo è sicuramente. Potete scrivere a il bube in primo piano @radiocafoscari.it con tutti quegli hit. Esatto. Abbiamo questo studio nuovo fichissimo. Non abbiamo ancora lo studio nuovo, è fichissimo. Dai, Lorro, sappiamo che non hai voglia, però fai finta di aver voglia. No. Oddio, va bene. Comunque sia, mercoledì sera abbiamo spaccato i culi e infatti la gente è venuta, sono venute i poliziotti a dire per favore smettetela di spaccare i culi. Esatto. Abbiamo il pronto soccorso pieno di culi spaccati, non sappiamo più cosa fare. Ma la gente era talmente devota a noi che rimaneva anche senza il culo. Sì, e poi quando siamo andati via continuavano a spaccarseli a vicenda dicendo per il pub in primo piano, mi ricordo. È stata una scena epica, esatto. Io infatti molto sono bella. Scappato con una paura fottuta. Le della polizia erano una delle poche che eravamo riusciti a evitarci finora. Ci sembrava giusto all'ultima puntata, prima di salutarvi, attirarci il loro, come si dice quello, insomma. Attenzione. Simpatia. Voi la frase. Simpatia magica. Va bene, allora ragazzi, facciamo così, mandiamo un'altra canzone subito. No, aspetta. Ok, va bene. Cioè, dobbiamo assolutamente... Ma mi piace vedere che sono così fondamentale che se non partecipo mi metto in crisi subito. Ma santi Dio, è una cosa... No, oggi è il fastidio che dai in questo momento. Uguale. Cosa? No, è un'altra cosa. Però vaffanculo, Lorro. Comunque, sì, Mago, rubagli il microfono, parla con noi, per favore. Prego, Mago. Ah, posso? Sì, perché oggi Lorro... No, perché Lorro non c'è oggi, quindi... Non hai fare di fare niente. Esatto. Bene. Oh, finalmente un trio si ricrea. Sio, Nick e il Mago Ciupalepa. Buongiorno a tutti. Benvenuto. È la mia prima puntata che faccio tipo dalle 11:10. Che bello, sono contentissimo. Cuffie, grazie, ti servono delle cuffie. Scazzato. Esatto, prendigli anche le cuffie. Lorro, se puoi uscire un attimo, ehi, per favore. Sì? Oh, ma santi Dio, stavo scherzando. Ok, sì, va okay. Bene. Avanti, allora, con le cose che diciamo oggi. Allora, ascoltatori, come siete oggi? Avete visto le previsioni della giornata? Tipo, ci saranno meno un miliardo di gradi. No, non è vero. Ma in realtà sì. Tu menti ai nostri ascoltatori. Che cazzo dici? Fai cose brutte, dici cose invere, che penso sia il contrario di vere, ma non ne sono sicuro. Ma la massima è dentro, davvero, invere. Esatto, sì, è lo stativo. E invere è una parte di, diciamo, quale parola? Invere condito. Grazie, sì. E inverosimile anche. Inverosimile. Sì. È dentro i verosimili. Sono dei vermi che... Come avete scoperto la volta scorsa? Non c'era anche un microfono per parlare anche con il Mago Ciupalepe? Perché col Mago Ciupalepe si può parlare solo con un microfono. Se no non vi ascolto. Sì, in realtà sì. Dopo lo troviamo, esatto. Allora, ragazzi. No, allora, adesso è urgente riprendere un attimo le briglie, mandare una canzone, riequilibrare gli equilibri dell'equilibrio degli equilibri. Riprenderemo le triglie, intanto vi beccate Nickelback con Dai. Fight for all the run regulators. Ciao! Got you.
Sul pub in primo piano, buon lunedì mattina da tutti quanti. La devi smettere di salutare per tutti. Cioè per non, tutti. Devi fare, non devi fare le veci di altre persone che non ci sono in questo momento. Scusa. Come Jafar. Jafar mi sta sulle palle. Perché sapevo che bastava dare il nome di un personaggio di un cartone animato e lui iniziava subito, preso benissimo, a parlare di cose. Anche perché ti ricordo che quando hai fatto le voci, no, aspetta, le veci della regina, cioè sono state altre beghe legali, quindi insomma, speravamo avessi imparato la lezione. E a proposito delle veci della regina, dopo abbiamo dei jingle fichissimi. Non ci avevo neanche pensato, è vero. Sì, mandare... sì della tema. Regina e anche della... Non rivelare tutto, esatto, subito. Esatto, esatto, io non ho rivelato niente, occhiolino. E niente. È il modo più stupido per dire che uno non ha rivelato qualcosa, vero? No, no. Dannazione. Non farlo. Va bene, ragazzi, allora vogliamo parlare un attimo dei treni nel caos. Esatto, a oggi... causa maltempo. Sì, esatto, perché sappiamo tutti che tutti i giornali dicono: oh, guardate, c'è il maltempo, i treni sono nel caos. Vogliamo dire qual è la vera notizia? Che i treni hanno freddo. E quando i treni hanno freddo impazziscono e si imbizzarriscono e iniziano ad attaccarsi a vicende e si mordono nelle rotaie. Notizie drammatiche solo perché solo questa mattina sono precipitati 7 treni sono precipitati. Sì, nei pressi della stazione del di Carlino. È vero, è vero. No, effettivamente bisogna un attimo quindi abbassare. Facciamo 2 secondi di silenzio per le vittime di questi 7 tragici incidenti. Bene. Magnifico. 2 secondi di silenzio sono bastano e avanzano. Ma si sono fatti male i treni? Cosa? Si sono fatti male i treni? Sì. Si sono precipitati? Sì. Sono deceduti. Sono le persone che stavano all'interno che sono uscite incolumi, ma i treni, beh, non ce l'hanno fatta. Facciamo un secondo di silenzio. Non è che ci abbiamo qua, siamo qua a sprecare la giornata. Fa ridere perché sì. Oddio, sono molto triste, un po' come... Cioè, uno è abituato comunque dai film, da determinati tipi di immagini, da internet, a vedere comunque la morte delle persone, diciamo. Però dà sempre fastidio quando muoiono gli animali e i treni. Già, come è una cosa che veramente ti commuove e ti lascia... Ma che comunque non è una... Lo so. Com'è un sinonimo di minchiata che io possa dire nel radio? Cosa geniale. Capperata. Non è una capperata o una cosa geniale, perché in effetti... Sono piuttosto sicuro che almeno un film su un treno abbandonato ci fosse. Su un treno o me lo sto inventando, però. Sì, ma era tipo Polar Express o qualcosa di simile. Visto, perfetto. Ma era tipo Ciuffino e Fuffuff il treno magichino? No? No, perché io quello era il film che stavi scrivendo tu e che allora, ti hanno bocciato alla Melevisione. È un film bellissimo perché c'è Ciuffino. Era troppo smielato anche per la Melevisione. Esatto. Ciuffino che è innamorato di questa rotaia, ma la rotaia funziona solo con tipo dei treni più Scusate, grandi. Ma io ho cercato notizie divertenti freddo ed è venuto fuori tipo... Barbone morto per il freddo, non è divertente. Cioè, è solo, anzi... Era un animale? No, era... Un treno? Sì, probabilmente. Allora, era un povero treno che non aveva più il suo deposito e bla bla di bla, treni? Altre cose. Oh. Abbiamo finito, quanti minuti mancano alla fine della puntata? Ha avuto uno splendido sprint grazie a quella cocaina che gli abbiamo passato in vena negli occhi. Le vene degli occhi ci aspetta, sono? Aspetta. Non lo so. Okay. È una, cioè, esatto. Era un'altra di quelle frasi che costruisci a puzzle. Grazie alla cocaina che gli abbiamo dato in vena negli occhi. Aggiungi a Teramo l'altra estate. Esatto. Esatto, era come quei bigliettini, non ci giocavate mai a scuola. Quella cosa che uno scriveva la prima parte, poi si piegava e si passava alla seconda persona che scriveva la seconda parte. Sì, ed era una figata. E venivano fuori delle cose meravigliose. Ma a in realtà, sì, ho detto all'elementario, a scuola, ma in realtà tipo l'abbiamo fatto poi l'estate. Fa. Esatto. Potremmo farlo passata. Adesso e poi leggerlo in diretta. Sì, ma è vero, non è una cazzata. È la prima canzone. È la prima Io canzone. Ci sto. Ma ascolta, il problema è che dovremmo, insomma, mettere come soggetti di queste divertenti avventure delle persone che anche i nostri ascoltatori possono conoscere. Esatto. Che non siano Andreotti, sì, io prima. Okay. Ci stavo pensando proprio io. Ascolta, sì, invece di cazzeggiare con il computer, sì, prova ad aprire una nuova tab di Firefox. Di Firefox su Gmail. Perché voglio vedere se giusto. I nostri ascoltatori ci scrivono.
Allora, la sponga dice che ci sta ascoltando, ma in realtà è solo un... È un robot che manda le email alle 2 di mattina. Sì, è un bot della sponga. Lo fa davvero, però è programmato molto bene perché mi insulta proprio come fa la sponga, quindi ciao sponga. Ciao sponga, ciao! E vabbè, niente, adesso quanti minuti mancano? Comunque allora, sia, no. Esatto, allora. Ci sono un sacco di email. Nessuna per noi. Vabbè, possiamo leggere quelle generiche per la radio. Questa è la sfiga di aprire l'email di Nick invece di aprire l'email del pubblico. Comunque, no, introduciamo. Sponga scrive giustamente stronzo. Comunque, adorabile cara Sponga. Adorabile. Presentiamo come in maniera del tutto ufficiale il tema di questa puntata, che è appunto il pube che non ha voglia. Il pube che non ha voglia, perché esatto. Noi delle festività ce ne sbattiamo altamente la funciazza, che è diventata un po' la parola chiave di questo Natale. Ma mi descrivete un secondo cosa spero significa funciazza? Cioè, non lo vuoi sapere, Sio. Non lo vuoi sapere. In realtà voglio sapere. No, non lo vuoi sapere. Non lo vuoi sapere. Fidati, se te lo dice Nick. Mi stai ipnotizzando? Non lo voglio sapere, padrone. Tutto inizia con un panda che picchia dei koala. Anche tu comunque sulle frasi a puzzle. Il problema è che Sio le finisce con una cosa tipo eclatante. Io in genere le lascio a metà. Alla fine che il panda che picchia un koala. No, il koala era un treno o un animale? Aspetta, sappiamo bene che è un treno, effettivamente. Sapete una cosa che mi spaventa tantissimo? Sono proprio i koala. No, i koala, animaletti tipo innocui che tutti hanno presente per film, tipo... Un altro. Non so, il koala... Il koala assassino. Ha mai fatto film sui koala? Vabbè, fatto non penso. A vederli così, cioè, te li immagini come teneri e paccioccosi. In realtà sono degli animali estremamente territoriali e violenti. E hanno questo verso, tipo, che consiste in una cosa del tipo... Ok, questa è un'approssimazione. Sputano dardi di eucalipto. Così. Comunque, cioè, hanno questo verso del tipo che tu ti trovi in Australia passeggiando allegramente. E a un certo punto sei... E pensi, oddio, quale terrificante animale sarà, in realtà è semplicemente il koala appoggiato sul ramo di fianco a te. Ma con una pistola in mano! Il koala può spellarvi. Ricordiamo quello che diceva Enrico, cioè che i koala sono infie. No, quello che volevo dire... No, non era Enrico che lo diceva, era Grace. Era Grace che diceva che i koala sono vicious. Vicious koalas. Ma ricordiamo che Enrico diceva anche che basta farsi sembrare più grandi di un koala perché un puma ti salti addosso. Ricordiamo che infatti Enrico è l'uomo che sfonda i puma cazzotti, quindi esatto. Fidiamoci di quello che dice. Secondo, dopo una accurata ricerca scientifica pare che lui possa davvero. Ma il fatto che tu ti sei... Accurata, cosa? Accuratissima. Il fatto che tu ti sia girato e si sia sentito meno mi fa ricordare che stamattina guardavo DJ Chiama Italia e loro hanno questo microfono che si allontanano metri e metri dal microfono e non cambia assolutamente il volume. Sapete della cosa loro mi piacciono? Le tette enormi. Dai, sai anche piacciono? Anche al Mago Ciupaleppe, per giudicare dalla mano alzata. Sì, ringraziamo anche a Seba. Ciao Ciupaleppe. Seba. Ringraziamo a Mago Ciupaleppe per essersi fatto quella plastica bellissima. Ora possiamo palpargli le tette. Comunque, abbiamo raggiunto un record che da tempo non raggiungevamo. Cosa? Facciamo 20 minuti di trasmissione senza loro che dice che vuole suicidarsi. Oh, una no, piccola. Oggi no, e voglio solo di chiuderla. Non hai voglia Loro, di suicidarti. Ti voglio bene. Grazie anch'io. Tutti sì, io ti vogliono bene. Non ti voglio bene per un cazzo. Io sì, sì. Lo sospettavo. No! Dammi i soldi che mi devi. Anch'io ti voglio bene adesso. Dammi dei soldi. Poi anche potrò a me non volerti più bene. Ma dannazione, io non voglio volervi casseruola bene. Io devo dei soldi al Ferri ora che ci penso. Ne approfitto per dire al Ferri, se ci sta ascoltando, grazie al cielo non ci starà ascoltando, quindi non si ricorderà neanche lui di questa cosa. Ferri, te li darò al più presto. Ok, ringraziamo il Ferri che non ci sta ascoltando. Facciamo ciao ciao con una manina. Allora, vi chiederete voi, cari ascoltatori, perché questa puntata? Perché è una puntata svogliata, perché è una puntata senza mordente, senza presa sull'ascolto, sull'attenzione di voi. Au! Ecco il mordente. Avevo un po' di mordente, non stavo neanche guardando, che cazzo. Abbiamo degli ascoltatori. Sei un koala. Abbiamo degli ascoltatori molto svegli che ci dicono: ehi, siete in onda, siete famosi. Cosa? Chi è? Dei poveri dissociati. Steve, salutiamo anche Steve. Ciao, ciao Steve, che adesso è anche un mio amichetto su Facebook. Wow, sono molto contento. Siete amichetti, che figata. Ora possiamo scambiarci. Steve, diventiamo amici su Facebook. Anche allora, io e te. Ha scritto siete in onda, io sono famoso. Cosa? Io nel senso di Steve. Il nostro ascoltatore scrivente il messaggio. Allora non fa più ridere. No, sì, in realtà sì, però lui è famoso. No, non fa più ridere. Censuralo. Censuralo. Sarà subito fatto. Questo è il sonar. È una retro. No, cosa che è la retro di un tir? O la retro di un sonar.
Wow, chissà che rumore fa la retro di un solar. Chissà perché un solar dovrebbe andare in retro. Comunque, fondamentalmente, tornando a quello che stavi iniziando. Cosa? Una chiamafonata! Ragazzi, attenti. Rispondi tu, va. Attenti, aspettate, rispondo io. Intanto metto viva voce in qualche modo. Pronto? Va, secondo me l'ho chiamata. Aspettate che... Radio Cafoscari. Radio Cafoscari, sì. Sì, salve, si può parlare salve. In primo piano? Sei in onda col pubblico. Ok, sono in onda, fantastico. Dichiarati, chi sono sei? Ciao, sono il Tia. Ciao Mattia Villa. Allora, ciao. Shame on Sio. Dici due cose. Aspetta, aspetta, devo fare il jingle. Telespettatori che ascoltano in diretta. Sì. Evviva. Si dice cose solo a Radio Cafoscari. Solo su Radio Cafoscari. Saresti un ottimo sostituto di uno di noi tre qualsiasi. O di tutti e tre. Fantastico. Posso andarmene? Una cosa importantissima. Dici. Perché ho scoperto che oggi il pub non è svogliato, ma è telepatico. Wow, non lo sapevamo neanche noi. Prendere i Puma a pugni. Oddio. Stavo pensando giusto ieri sera, lo sai? Ma beh, tu non hai un cazzo da fare, benvenuto nel club. È sempre una delle cose eccezionali da fare, pensare a prendere dei pugni a Puma. Merda. Un'altra cosa. Dici. Devo fare un appello importante perché... Di che esame? Il gruppo di Birra Tumore non va. Aia, lo pubblicizziamo. Sponsor del programma e abbiamo 8 iscritti. Ecco perché non abbiamo da soldi. Beh, guarda, lo spin. Quindi vorrei fare un appello. Di che esame? Tutti gli ascoltatori del pub in primo piano, iscrivetevi, dobbiamo raggiungere almeno i 15. Cioè, giusto. Ne hanno 38. No, ok. Beh, ascolta. Parli perché poi ci picchiano. Abbiamo, è vero, loro hanno i pugni vincenti, noi abbiamo solo la birra e anche il tumore per di più. Esatto. Comunque sia, volevo solo dirti che per quella cosa dei sensori che ti abbiamo messo nel cervello e che ci fanno sapere. Quando senti una lieve scossa, non ti preoccupare. Esatto, non vi preoccupate. Grazie per averci chiamato e mi raccomando, continua a pensare di... Come? Cosa stai pensando adesso? Stai pensando che noi siamo bellissime che... Oh, ma che schifo! Cosa vuoi fare? Stavo pensando davvero, fai schifo! Vabbè, ma non abbiamo messo niente a caso dei sensori nel cervello. No, appunto, non li abbiamo messi, non preoccuparti. Comunque, ti ringraziamo per la tua chiamata, ti auguriamo una buona giornata. Ah, già. È eccezionale perché non lo senti, tu puoi parlare. Si è accesa la radio, sì, scusami. Senti abbastanza. Ah, sente dalla radio, è vero. Ci sento solo te. Ok, allora parliamo di te. Ok, continua a pensare di prendere a cazzotti gli animali, no, mi raccomando. Bene. Ascolta, Lorro ti ringrazia a quanto pare di aver chiamato. Ma senti. Bene, io ringrazio loro, mi ringraziamo. Ringrazi loro o Lorro? Loro e Lorro. Bene, Mattia, ti aspettiamo allora nella prossima stagione del Pube come ospite... Ma magari. La seconda. Bravo. Hai vinto la maglietta del Pube che si sarà recapitata al Polo. Al Polo, okay. Giusto. Quando arriva? Domani. No, ieri. No, domani non faccio in tempo. Niente maglietta. Allora chiamo il mio amico Mrabuda che abita. Fatta. Fatta. Ti ringraziamo. Però anche lui legge quello che pensi tu, Ho passato lo scritto della patente. Vengo a Venezia in macchina. Bravissimo. Vai, occhio così. Che ci sono i canali, però. Ci puoi venire in macchina per esatto. Venezia. No, vengo in macchina, troverò il modo. Ma che schifo, sporcaccione. Va bene. Ma a Venezia c'è l'acqua. No, dai. Questa è la scena. Entro la radio postiglio in macchina. Fatta, ci starà sì e no una porta. Comunque ti ringraziamo. Da volante. Bene. È l'unico modo. Allora, bene, ti ringraziamo e buon Natale, buone feste, buon tutto. A presto. Ciao bello. Ciao. Ciao. Anche noi, ciao. Anche noi ci amiamo in realtà. Io inviterei tutti i nostri ascoltatori a prendere esempio da questo disagio dal carissimo Mattia Villa, che è già la seconda volta che fa questo gesto, questa apparizione, di chiamarci. Quindi grazie Mattia. A noi piace essere chiamati, a noi piace essere scritti su il pub in primo piano @ radiocafoscari.it. Che lingua parli? Zitti, riferito a una persona. Era una splendida battuta, che cazzo. Wow, il Ferri però è connesso su Facebook, potrebbe anche ascoltare.
ascoltarci, ma che esatto. Cacchio. Ma siccome è mezz'ora che parliamo ininterrottamente, mandiamo una canzone. Oh yeah. Okay. Solo se è una canzone estiva. No, no, in realtà c'ho solo quella di fronte. mandiamo Our Sentence. No, la 3. No, Mechanical, che ora vi metto su e che non sto mettendo su. Perfetto, questo momento. E sì, ho canna di nuovo. No, Mechanical, che dura 3 minuti e 43. Di che gruppo? Dei Burning Black, che sono amichette di... Come si chiama quello? Mago Ciupaleppe. Macho. Mago Ciupaleppe. Macho. Beccateveli a Beast. No. Ok. Ecco. And ecco here and we do that and. Again. Always sink. Ascolta. Oh, non chiudere. Io per la felicità del mago Ciupaleppe gli passo per la seconda volta nell'arco di questa puntata al microfono, così può fare. Ma sì, dai. Sì, ah, facciamo... è un momento importante, è vero. Esatto. Sì. Dai, però sarà lui insomma ad autopresentarlo e bla 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 eccetera. Perfetto, quello che vi parla è il mago Ciupaleppe, ora lo ringraziamo in anticipo. In anticipo, perfetto. Voglio essere scritto da voi ascoltatori. E ha le cuffie e si posiziona il microfono. Ed eccolo, è pronto, si arriva e parte, partite, pronto. Ribongiorno a tutti. Parla. Oggi, vista la puntata scazzata, non ci sarà nessun oroscopo, ma semplicemente un messaggio del buon Natale da parte mio. Avete capito? Eh? Non ho capito. Non ti hanno risposto, che stronzi.
Non si può dire risposta in radio, prego. Buona risposta. Allora, e così è Natale. E cosa hai fatto? Un altro anno finito e un nuovo uno appena iniziato. Miei cari ascoltatori pubblici, a cui a nome del pub... mi sono preso un po' di libertà e parlo a nome del pub. Vi va sì, bene? Certo. Non me ne frega nulla come risposta. A cui a nome del pub dedico questo messaggio. Possiate durante questo breve periodo di vacanza trovare la forza per continuare a combattere, a rivendicare il vostro posto in questo mondo, creato da voi, ma fondamentalmente non per voi. Possiate tutti voi cogliere lo sguardo amorevole di Gesù, che scendendo da una scala stellata veglia su di voi, come Gesù coglie lo sguardo di Michael Jackson che si avvicina a lui col moonwalk. E possiate credere fermamente nel Natale, perché Natale non è solo un giorno dove si scartano i regali, è anche un giorno dove è nato Gesù. È un giorno di felicità, perché Natale è felicità, perché Natale è furore, che fa rima con ardore, candore, calore, ore e ore e tumore, in stadio terminale, quindi fatale, letale, che fa rima con Natale. Grazie, al prossimo anno. Eccezionale, Mago Ciupalepa, eccezionale. Come sempre ha la possibilità di commuovere tutti i nostri ascoltatori dotati di tumori. Che fa rima, ascoltatori e tumori. Appena rischiato di scassare il tuo Mac con la base del microfono. Però pare che non sia successo. Buon Natale niente. Anche a voi, ragazzi. Perfetto. Allora, passiamo alla prossima rubrica che è... Lettere, da leggere in di lettere. Abbiamo... Oddio. Questa è facile, posso... Fighissima. Allora, ringraziamo Flavia DG per l'horror with Xmas Love. È l'oggetto dell'email e c'è uno splendido cuore che fa un... in una mail. Quindi ora la... Fine della mail. Inoltre gliela poi via... Ok. Via anale. E poi abbiamo un'altra mail. Fammi la sigla della mail 2. La lettera da leggere in numero 2 lettere. Il 2. 2. L'oggetto è stati attenti e ce la scrive Martine Baradel. Ho sentito parlare di pugni vincenti senza sentir nominare me e la Lau, che voi non potete saperlo, ma ieri è atterrata a Venezia. È Io un lo po' sapevo. Lontano. Quindi Lorenzo Illorro Civolari, Simone Siolbrigi, Nicola Bernardi e Mattia Villa, voi sappiate che riceverete... Ormai anche Mattia Villa. Esatto, mi dispiace, farà sei nella merda. Che riceverete un bel regalo vincente per Natale. Scusate, ma quando abbiamo nominato i pugni vincenti? È al telefono lui, Mattia. Ah, no, ha detto che deve superare almeno il gruppo dei pugni vincenti. Non l'avevo sentito. Da me e la Lau finalmente riunite per sconfiggere il male e l'ignoranza. Voi, in questo caso... che arriverà quando meno ve lo aspettate. Non so perché, ma la bara e la Lau contro l'ignoranza mi fa una paura incredibile come cosa. Anche a me. Comunque, vabbè, insomma, comunque aspetta, anche la bara conclude dicendo: non provateci più, a Gorizia la cravatta va sempre di moda. Allora, grazie di questi, Ivona! Di questi consigli per la moda. Ricordiamo anche un po' la cara Ieli che ci ha lasciato di casa poco tempo fa e il metodo... Fa niente, vado avanti. Cosa? Era troppo lunga da dire. Onestamente non ho esatto. Il pub che non ha voglia. In realtà stamattina abbiamo voglia, ma di fare poche cose, sinceramente, molto... Io nessuna. Voglio andare a mangiare in mensa dopo. Wow, abbiamo un messaggio da Sponga Sponga. Ah, sì? Yeah, ma la Sponga è a casa a fare cosa? Cioè? A scrivere email a noi. Esatto. Okay, giusto. Che noi leggeremo in diretta per lei. L'oggetto della mail è sti cazzi. Grazie principessa. Principessa del buon gusto live in diretta. Allora, essere salutata in diretta non ha prezzo. Visto che sono così sì, carine, ce l'ha, 7 euro. Esatto, 7. Visto che sono così carine e gentile, non puoi rifiutare il mio invito a casa. Sì, mia. Ho no, letto, ma del sono... 27. No, ehi. Puttana Eva. Altri due pirla. Convincete Lorro a venire. Se no gli tolgo l'amicizia su Facebook. Andate Sponga. A cagare dalla Sponga. Ehi. Vai Vengo, dalla Sponga. Ma non vai. Volevo dirlo adesso in trasmissione. Comunque, vai dalla Sponga. Già che sei arrivata, hai scritto una mail solo per scassare le balle ulteriormente. Va bene. Allora ci vediamo a casa tua prossimamente. Posso venire anch'io? Se vuoi, sì. Perfetto. Vengo anch'io, Sponga. Posso portare anch'io. I miei cani e i miei nonni. Porta gli amici, porto un no, a tavolo. Io voglio la famiglia. Voglio la famiglia perché la famiglia è noiosa. Come di si solito. Pronuncia famiglia. Famiglia. O famaglia. Ho fame di
Ma come tutti hanno un po' come la fame d'aria, che a quanto pare è quello che si verifica quando bevi troppo. Avete mai visto che in alcuni locali hanno fissi cartelloni con le quantità d'alcol e gli effetti, i conseguenti effetti? Tipo l'ultimo stadio, che è quello penso quando ti ingolli un gallone di whisky e bevi 7 bambini. Pre-coma etilico. Praticamente tipo gli effetti. Il sintomo è fame d'aria e la conseguenza è morte. È bellissimo. Oh, avrei proprio voglia di qualcosa. Non è proprio fame, ma è qualcosa di buono. Fame d'aria. Esatto. Questo esatto. Lo dici però vomitando dalle orecchie, perché hai già ingollato un gallone. Un gallone nel senso di un gallo grandissimo. Riso gallo. Salozzo deve avere qualche problema, perché ci scrive solo frasi prive di senso. Tipo lo stadio Nicola Mazzoli. È un libro. Cosa? Nicola Mazzoli. Cosa diavolo vuole da noi, Sal? Ah, esatto, facciamo la rubrica del libro. Lo stadio, scritto da Nicola Mazzoli, è un libro che affronta le problematiche del calcio moderno. Non del calcio, lo sai bene. Sì, invece affronta le problematiche. Affronta le problematiche. Mi è venuto sonno in questo momento, quindi ho dei problemi a parlare. Comunque, affronta le problematiche che si manifestano nelle arene di Monster Hunter. Ma anche no, sì, ma sì, tu non sì, conosci veramente sì. Mazzolo e non hai idea di che cosa può scatenare in lui la furia omicidia. Omicidia? Cosa? Oh, sembra una cosa carina. La cosa voglio. Diavolo, come, da dove mi è uscito? Beh, un'idea ce l'avrei in effetti. Perché mi hai fatto due con le dita? Perché il lento contagio che si propina in te. Ah, era una V di vittoria, non era un 2 di numero. Oh, okay, un 2 di picche. Questo libro. Quanto mi manca il 2 di picche? Sì, giusto, vai avanti, sì. Questo libro praticamente è composto da 5 pagine. In 4 ci sono dei disegni. Dei disegni di una casetta. E abbiamo ben presente come disegna Mazzolo. Esatto. E nel 5° c'è un pensierino. Un quadro. Pensierino, scrivi la tua lista della spesa della mamma della sua. Aspetta, questo come tratterebbe in maniera importante il tema della violenza nello stadio? C'è una prefazione di 200 pagine di Umberto Eco. Ok. Umberto Eco è quello che vive nelle grotte. Umberto, Erto, Erto. Oh, una nostra ascoltatrice scrive: alla fine di questa stagione sono proprio orgogliosa di dire che potrei vincere il quizzettone su distingui finalmente le voci di Lorro, Sio e Nick. Sì, sono proprio contenta. Allora, ti ringraziamo per averci messo un'intera stagione. È la Chiarolle Baldaccini che nonostante ci veda anche dal vivo con una certa frequenza, quanto pare ancora cosa? Delle difficoltà. Cosa? L'abbiamo già vista dal vivo? L'abbiamo vista chiaramente prima. No, volevo appunto dire che è una nostra ascoltatrice che non abbiamo mai visto. Noi grazie siamo per qui, ascoltarci da isolati, Panama, nella alta torre della radiofonia. Torre d'avorio. Ah, manda una canzone. Manda una canzone. L'abbiamo buttata fuori a calci. Manda una canzone. Sei d'accordo a mandare una canzone, Lorro, è per una buona causa. Dipende che canzone. Quella sempre dei The Burning Black atomica. The Burning Black. Sì, esatto. Che questa canzone sarà. Ho detto che patata atomica. L'ho pensato ad alta voce. Questa canzone sarà affiliata. Chiarolle era per te. Santi Dio, non riesco a parlare. Mi interrompono tutti stamattina. Da fastidio. Mi piace. Da fastidio. Ma da fastidio, certo che da fastidio. Comunque, hey, hey, Burning hey, Black. Ehi, hey, stavo parlando io, per favore. Stai un attimo zitto. Comunque, vi mandiamo una canzone.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Buon Natale a voi tutti. Quanti minuti mancano? Ancora due minuti e poi siamo di nuovo in onda. Ah, ma quindi siamo in chiusura? No, manca un quarto d'ora e abbiamo 13 miliardi di milioni di due ascoltatori. Ascoltate, ma io direi, visto che tanto io domani... Aspetta, ma io sono il mio microfono si sente? Sì, certo, sei solo, sei un, hai il pop filter. È vero, era un po' lontano, scusatemi. Allora, ripeto tutto. Visto che questa è l'ultima puntata del Pube prima di lasciarci per le vacanze, e forse anche l'ultima puntata del Pube occhiolino occhiolino, perché no, non torna... occhiolino occhiolino, per Dio, comunque. Comunque no. Sì, io era un chiaro messaggio per te, non hai colto. Ah, guardava il muro. E visto che io domani me ne torno a Milano e voi, boh, penso che ve ne tornerete a fare schifosi buchi, culo, schifose cloache da cui provenite. Cloache. Dillo più a bocca aperta. Cloache. Scusate, ricordiamo il nostro sponsor. Cloache, che bontà. Che bontà. Ricorda lo sponsor giusto. No, diamo valore a ciò che ha detto Mattia Ville, diciamo che il nostro sponsor è la birra tumore. Esatto, che è quella che stiamo sorseggiando adesso in questo momento. E c'è un gruppo su Facebook creato dal nostro ascoltatore Mattia Villa, e bisogna, per Dio, siate un attimo caritatevoli anche a Natale, bisogna essere buoni, andate a iscrivervi a questa roba, allora, perché dovete diventare fan. Io ne approfitto per dire a quanti di voi ci stanno ascoltando, cioè o solo quelli che ci stanno ascoltando, perché quelli che non ci stanno ascoltando non possono dire l'appello che sto per fare, non possono sentire. Wow, vabbè, ad dicono ogni modo, bella radio, architettonicamente in effetti non è male. Esatto. Comunque, ci dicono in diretta Paolo. Io direi, approfittiamo di questo radio lunedì per fare festazza fondamentalmente. Cioè del tipo che ne so... No, stare in capo fa troppo freddo, in effetti. Finiamo qui, usciamo. Mensa, zattera, fare un po' di qualcosa. Io ho tipo 8 ore di lezione. Poi... Non so che ora sono. Però esatto, non infatti. Quindi... Mamma, non stai ascoltando, vero? Ah, yeah. È qua fuori. Questa la togliamo anche dal podcast. Con un randello. Ci mettiamo. Mamma, guarda, studio tutti se abbiamo giorni delle lettere da leggere, di lettere. No, non ce le abbiamo. Ehi, ascoltatori, ma scriveteci a il Pube in primo piano @ radiocafoscari.it, per favore. Allora, vogliamo parlare un attimo intanto nel frattempo delle mie innovative tecniche di fotografia? Radio Cafoscari, assolutamente no. Per gli speaker che non devono dire mai, per favore. No, per gli speaker che non devono dire mai nulla, effettivamente. Anche Radio Cafoscari per gli speaker che non devono dire mai nulla. Nulla, 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 nulla. Comunque queste innovative tecniche di fotografia. No, di cui sì, ti pago. Quanto vuoi per il silenzio? 5 euro. Perfetto. Li voglio subito, se no non ci credo. Allora, queste innovative tecniche ti prego comportano... Salutiamo anche la foto del profilo del Ferri che... facciamo ciao alla foto di profilo del Ferri. We love you. No, il punto è, cari ascoltatori, se parliamo voi non di qualsiasi cosa tranne che sopra la voce di Nick, non bisogna parlare sopra la voce di Nick mai e poi mai, porta male. Prego. Allora, dovete scrivere, dovete partecipare in qualunque modo, perché questa è la puntata del Pube che non ha voglia, del Pube che non ha idee. Se non volete sentire sì o parlare di Aust, per favore mandate delle mail piene soltanto di letterine, cose, per favore, letterine. Sì, sono ecco le donne. Se voglio l'allegato, voglio la foto di una figona. Oddio, no, l'ho detto davvero. Letterine. Sì. Donzelletta. Ah, guarda, lei è la letterina, la viene dalla campagna. Oddio, ma c'è un pornato che si chiama Letterine senza mutandine. Giovani affamate di sesso e di successo. Che figata. Ma lo trovi subito in Google Immagini. O chi di è successo, che ha disabilitato... come lo amo chiamare io. Sì. Comunque, scrivi cane brutto. Cane mi manca un sacco Ebola. Ok, nel frattempo vi racconterò perché appunto questa innovativa tecnica di fotografia comporta l'avere un Aust, una confezione di Aust che scrivete, toglie gli odori, favore, senza l'odore di sudore. questi cani sono bruttissimi. E metterla davanti alla macchina fotografica mentre fate la foto. E praticamente questo rappresenta il paradiso e l'inferno, capite? Cioè, sono un artista e... Sì, lo sai che stai parlando di una cosa che... Cioè, e oltretutto non potranno neanche mai vedere. Pronto? Quindi portateli via.
Tutu. Oddio, bene. La sponga ha pubblicato qualcosa sulla mia bacheca. Probabilmente saranno altri insulti stavolta indirizzati a tutti. Ecco, ci avevo preso perfettamente. C'è il culo di un cane con degli occhiali. E sembra un cane. È anche in tema perché la sponga scrive: ciao, siete brutti e vi puzza il culo. Allora, è una mia impressione. Come fa a saperlo? O la sponga ci vuole bene? Sì. Ah, e noi vogliamo bene la sponga? No. Morena Agostini augura auguri di buon Natale e buone feste. Saludos! Grazie, ciao Morena. Tra l'altro la Baldaccini si è lamentata perché facciamo nomi e cognomi. E tu continui a farlo. Scusa, no, perché me l'ha detto prima Chiarolle Baldaccini. Cercatela su Facebook, il suo indirizzo di vera posta è via Chiarolle Baldaccini at posta punto dentro la cassetta. Punto Venezia. Dentro la cassetta? Della lettera. Ah, ok. Della lettera. Che bello che è questo culo di cane. Cioè, e poi, soprattutto, ma noi non ci avete niente meglio a fare che noi ascoltare e commentare degli occhiali sul culo di un cane. Ecco, wow, guarda come scendono gli ascoltatori. No, wow. Cosa? Basta ricordarglielo. Sì, esatto. Zero, ecco zero. Adesso salite. Non c'è più nessuno che ci ascolta, Nick. Salite. Cosa? No, sto scherzando, sono ancora tantissimi ascoltatori. Anzi... No. Penso che oggi sia la puntata del 2009 con più ascoltatori. No, no, abbiamo avuto più ascoltatori. No, della nuova stagione però è questa. No, 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 abbiamo avuto più nuova stagione? Ma è possibile, non possiamo avere avuto più ascoltatori di una puntata fatta male in cui il tema è che la puntata è fatta male, quindi quello che dici non ha senso. Manda una canzone che decido esatto, io. Esatto, e soprattutto cosa? Dai. No, volevo dire agli ascoltatori di criticare la scelta musicale di Sio. Oddio, cosa sta per mettere? E Guns N' Roses. Oddio. Guardami, sono Sio, sono il re della terza superiore. Venite con me, amichetti. La 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 la. Tutti all'oratorio a giocare a calcetto. Fate schifo tutti. Allora a noi fanno schifo loro. Allora metterò qualcos'altro. No, in realtà no. Ok, allora via di Guns N' Roses. Facciamo ciao ciao a Sio con la manina della terza media. E ciao ciao al buon gusto in campo musicale.
Ok, e questo era il rap dell'omicidio. Grazie, Sio. Niente. Allora, siamo ritornati in onda su Radio Ca' Foscari e siamo quasi addirittura d'arrivo. Vorremmo ringraziare in questo momento Vecia Comare, che pare essere all'ascolto, quindi tutti i facebookiani infami che la conoscono, lei ci ascolta. Quindi, d'ora in poi, vaffanculo. a tutti gli altri. No, grande stima per Vecia Comare, che ancora non si è riuscito a scoprire chi sia. No. E noi vorremmo dire... Venga in trasmissione? Sì, ufficialmente invitata. Esatto, cioè, noi se vuoi facciamo la trasmissione bendati. Io sto biascicando a manetta, non ho capito perché, però facciamo la trasmissione bendati. No, che c'è la Vecia Comare in ascolto, non vorrei mai. Giusto. Ma comunque sia, dici bendati già... e con le mani sul capezzoli di Sio. Io ho detto già alla Vecia Comare: Vecia, vieni in trasmissione. Lei invece ci ha risposto: su, figlioli miei, non potrei mai, lo sapete. Non lo con sappiamo. Con questa voce c'è scritto... Vabbè, la salutiamo lo stesso. Dai, ti prego, Vecia. Ciao con la Dai, mano. Vecia, vieni con noi. Vieni. Vabbè, io allora, già che siamo in vena di ringraziamenti, ringrazio anche Sio per averci dato il modo di ascoltare questa canzone, che penso entrerà nella mia top 5 dei pezzi più belli mai ascoltati. Ok. Un attimo. Aspetta, aspetta, era l'altra top 5. Lorro, scambia. Qual era la top 5 giusta? Il sarcasmo si sentiva anche senza bisogno di specificare niente. Comunque sia, piccole lettere da leggere in dilettere, che non c'è nemmeno bisogno di leggerle perché è venuto fuori un piccolo pop-up e bastava per leggerla tutta. La Ross ci augura buone feste e buoni auguri. Buone, ciao Ross! Buoni auguri anche a te, Ross. Abbiamo anche Flavia DG! Vai Sio! Lei potrebbe trovare qualcosa da fare. Da leggere in dilettere... Auguri, dice la mail. Caro Pube in primo piano, per questo Natale vorrei che andaste a fare un viaggio nella selvaggia giungla australiana, a farvi fagocitare da koala giganti e farvi calpestare da canguri incazzati con problemi di sdoppiamento della personalità e di diarrea. Grazie, e se possibile, non tornate nel 2010 a raccontarci com'è andata. Buon Natale, Pubini, da una delle vostre affezionate ascoltatrici. E poi non dite che nessuno vi scrive. Effettivamente, effettivamente oggi ci hanno scritto in tantissimi, grazie. Ma lei non sa che nel 2010 invece torneremo, occhiolino, occhiolino, ancora più vigorosi di prima, occhiolino, occhiolino. Vuoi dirci qualcosa, ora Mago? Ora sono confuso, comunque sia. Io non capisco più cosa stia succedendo. Chi siete? Beh, il Mago voi? Sta di nuovo prendendo parola. E delle cuffie per controllo. Vorrei dire a questa telespettatrice, che non mi ricordo come si chiama, telespettatrice, di cosa diavolo stai parlando? Radio spettatrice. Ah, fa ridere perché è finito il tempo. Ciao ragazzi. No, è il tempo dei saluti. È stato bello parlare con voi. Parlare con voi. Noi non abbiamo parlato con voi. Perché devi essere così cattiva? Cioè, noi non diciamo niente di male. Io non dico niente di male. Sio non dice niente di male. Nick non dice niente di male. Loro. Vabbè, sì.
Quindi, insomma, non mandarci queste mail così cattive, insomma, augurandoci cose brutte, insomma. E poi l'Australia è bella. Noi ricordiamo che il Pube è d'accordo con il detto i panni sporchi si lavano in famiglia, e su queste note conclusive vi lasciamo, vi auguriamo buon Robanuka, buon Kwanzaa, buon Bar Mitzvah, che non c'entra niente, però ci sarà una qualche festività ebraica. Mazel Tov! Buon Mazel Tov, fratello, Mazel Tov! Buona Pasqua, buon Capodanno e una serie di minchiate assortite. Ok, allora siamo in chiusura, appunto, introduci. Vorrei un attimo... No! Vorrei un attimo, ragazzi. No! Puttana vacca, oggi non sono riuscito a finire neanche una parola. Non sono riuscito a finire nemmeno una frase. Comunque vorrei lasciarvi con il nostro regalo di Natale, che sono gli spezzoni tagliati dalla sigla dell'Aurora. No! Voglio bene, sia tagliati dalla sigla dell'Aurora, che lasceremo in chiusura prima della sigla di chiusura. Perfetto. Sono delle cose molto divertenti, perché siamo noi che tentiamo di dire quello cose che ho dimenticato che di dire nel messaggio che ho mandato ieri a tutti coloro iscritti al gruppo, è che Sio presto non solo metterà la lista, cioè aggiornerà i podcast mettendo la collezione completa, ma pulirà anche camera sua. Sì, e che anche camera mia, tra l'altro. E comunque ma metterà anche la puntata, appunto, del live di mercoledì all'Aurora, quindi insomma, e anche dell'altro live, basta che io le ottenga e le metterò. Quindi Sio fa tutto questo e fa anche il caffè. Le riconoscerete dal fatto che ci sarà scritto puntata di merda, di live. Esatto. Quindi buone feste, salutateci i parenti e ditegli che siamo dietro di loro. Sì. Buona Pasqua. Buon tacchino, ragazzi. Buon Kwanzaa. Ciao. E beccatevi i bloopers del Pube. Buona caca. Quando vuoi. Radio Ca' Foscari e Aurora presentano. No. Perché? Non mi piaceva. Come lo devo fare, secondo me? Lol. Non così. Lorro. Lollo. Ti chiamerò Lollo. Se adesso per un po' così. Così smetti di dire LOL e ROFL. E c'è. Lollo. Smetti Lollo. Radio Ca' Foscari e Aurora presentano. Aspetta, devi fare la pausa. Radio Ca' Foscari e Aurora presentano. Presentano, scusa, signor. Scusa, signor. Chi lo tirò nelle orecchie? Dio è l'illuminato là sopra. Radio Ca' Foscari, porco cane. Radio Ca' Foscari e Aurora presentano, sì. Radio Ca' Foscari e Aurora presentano. Allora, cos'è che si dice prima, tipo il Pube in primo piano, live come se non ci fosse un domani. 3 2 1 Il Pube in primo piano, live. C'ha ragione. Già di nuovo, dai. Allora, era 3, molto bellissimo. Non lo dire, Dio santo. Chi se ne frega, la cancella. Vabbè, ok. 3, 2, 1. Il Pube in primo piano, di nuovo live, come se non ci fosse un domani. Siamo andati un po' sfasando alla fine. Il Pube in primo piano, Lorro. Lorro, Lara. 3, 2, 1. Il Pube in primo piano è un coglione di... Ascolta, dopo che abbiamo detto però il Pube in primo piano, urliamo di meno. Facciamola più... Sì, cioè, okay. Il Pube in primo piano, dopo... Abbassi un attimo il... Ok. 3, 2, 1. Permafrost. Non ce la fa. Perché non serve quello. Cosa? E te lo tienitelo, allora, rimettilo di là. Ridi come una ragazzina. Vai, che gara. Questa la mettiamo all'intro del prossimo puntata del Pube. Sì, dentro la regione di Santa Marta. www.scotex.com. Vi va durante il live di stasera di mettere anche la pubblicità della montagna? Va bene. Dai, okay. No. Che cazzo. No. Ascolta, resistiamo a sta roba e discutiamo dopo, Ok. Allora, il Pube in primo piano, di nuovo live come se non ci fosse un domani. 3, 2, 1. Il Pube in primo piano, di nuovo live come se non ci fosse un domani. Pensavate di non doverli più rivedere.
pensavate di non doverli più riascoltare. Pensavate di dovervi sorbire un'altra sigla epica. Pensavate che fosse sufficiente un solo Pube Live. Pensavate... Pensavate male. Radio Ca' Foscari e Aurora, di malavoglia, presentano Il Pube in primo piano, di nuovo live come se non ci fosse un domani. Bel punto esclamativo. Il metodo più consigliato dagli esperti per iniziare bene le vacanze. Solo ora all'Aurora. Attenzione, il Pube in primo piano potrebbe essere il modo peggiore di iniziare le vacanze. Outmear Rick scade ieri. La sua vestaglia. La 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 il Pube. La 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 il Pube. Radio Ca' Foscari.